Buon pomeriggio, benvenuti, grazie della vostra partecipazione. Sono Maria Simonini, sono la responsabile del servizio promozione della Camera di Commercio. Con molti di voi immagino ci siamo già visti nel primo di questa serie di appuntamenti dedicata agli enti che si occupano in Italia di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e di promozione del Made in Italy. La scorsa volta è stata con noi l'ICE, oggi è con noi Assocamere Estero e due Camere di Commercio italiane all'estero, la Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia e la Camera di Commercio italiana in Canada. Ringrazio quindi le persone che interverranno e che conoscerete tra poco, vale a dire la dottoressa Silvia Fontana di Assocamere Estero, la dottoressa Ruggera Sarcina della Camera di Commercio italiana in Canada e la dottoressa Sara Sacchetti della Camera di Commercio italiana per la Francia. Abbiamo pensato di organizzare questo incontro con Assocamere Estero e con le Camere di Commercio italiane all'estero proprio per favorire la conoscenza di questi enti che sono, come dire, enti molto importanti e soprattutto molto, molto attivi nella promozione del Made in Italy e soprattutto nel sviluppare attività di business delle imprese italiane all'estero e delle imprese estere in Italia. Come Camera di Commercio di Parma abbiamo negli anni sviluppato numerose attività con diverse Camere di Commercio italiane all'estero e soprattutto in particolare con le Camere che abbiamo oggi qui presenti. Pensavamo quindi di dar luogo ai loro interventi e al termine di questi interventi, se ci saranno domande, naturalmente potrete farle, potremo iniziare. Insomma, una discussione, ecco, un dialogo. Io aprirei subito i lavori dando la parola alla dottoressa Fontana che rappresenta oggi Assocamere Estero, che è l'associazione, lo dico brevemente, che riunisce e rappresenta le Camere di Commercio italiane all'estero di tutto il mondo, all'interno della struttura di Unioncamere, che a sua volta è l'ente pubblico che unisce e rappresenta tutte le camere di commercio italiane. Grazie Silvia e ti lascio la parola. Grazie, grazie a lei, dottoressa Simonini. Allora, come ha sintetizzato molto, molto bene Assocamere Estero, è l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero e di Unioncamere, quindi è partecipata al 50% dalle 81 Camere di Commercio presenti in tutto il mondo e da Unioncamere, quindi il sistema camerale italiano. Cosa sono invece le CCE? Le CCE sono delle associazioni di imprenditori e di professionisti italiani e italiani all'estero. Sono riconosciute dalla legge italiana e hanno come obiettivo quello di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Sono nate e si sono sviluppate negli anni e continuano tuttora ad aumentare ed associarsi ad Assocamere Estero come delle associazioni private di imprenditori e di professionisti italiani e locali, quindi esteri. Si aggregano intorno al valore dell'italianità, quindi sono fortemente integrate, legate al valore dell'italianità e integrate nelle business community locali. Infatti si contraddistinguono proprio per il radicamento sui mercati esteri, rispecchiando quindi il tessuto culturale, ed economico dei luoghi in cui operano. Il loro obiettivo, come abbiamo detto, è proprio quello di favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, promuovendo il Made in Italy e incentivando la collaborazione tra imprese italiane e imprese estere. Le CCE hanno una storia ormai abbastanza antica. Le prime sono nate alla fine dell'Ottocento
in quei paesi che si contraddistinguevano per essere delle mete principali dei flussi migratori dall'Italia. Pensiamo ad esempio al nord e al sud America. 30 anni fa la nostra rete contava 40 camere di commercio italiane all'estero. Adesso a distanza di 30 anni questo numero è praticamente raddoppiato e la presenza ormai è capillare in tutto il mondo, raggiungendo anche quei mercati cosiddetti emergenti, ovvero non tradizionalmente meta della migrazione italiana, ma che si contraddistinguono ormai per essere le mete più promettenti per l'export italiano. Pensiamo all'est Europa di qualche anno fa e all'Asia attualmente. Inizialmente quindi le camere si configuravano soprattutto per un rapporto bilaterale tra la singola camera e l'Italia. Oggi invece siamo una rete nel vero senso della parola, perché molte delle attività che vengono svolte dalle camere italiane all'estero fanno parte di progetti sinergici che vengono realizzati in più parti del mondo con una regia centrale che può essere di Assocamere Estero piuttosto che di Union Camere. Questa è una panoramica generale della nostra presenza nel mondo, quindi ad oggi contiamo 81 camere in 58 paesi, con una forte concentrazione ovviamente in Europa, in America, ma come abbiamo detto prima anche in Asia e in Australia, quindi siamo veramente presenti un po' ovunque. La rete conta 160 punti di presenza in tutto il mondo. Oltre le 81 sedi delle Camere di Commercio italiane, all'estero poi ci sono vari uffici regionali, uffici di rappresentanza, che in tutto impiegano più di 500 dipendenti e associano oltre 20.000 imprese. Il 90% degli associati delle Camere italiane all'estero sono rappresentati da aziende estere, quindi imprese che riconoscono nell'Italia un partner per la loro attività, per il proprio business e che rappresentano soprattutto un potenziale bacino di controparti per le imprese italiane. In cosa consiste l'approccio delle CCE all'internazionalizzazione delle aziende italiane, ovvero come le aziende italiane possono essere supportate dalle camere italiane all'estero? Sostanzialmente attraverso percorsi che vengono sintetizzati possiamo sintetizzare in tre fasi. C'è una prima fase che è quella del mentoring, quindi una fase di conoscenza, una fase di scambio di informazioni in cui emergono quelle che sono le esigenze dell'azienda e si inizia a pianificare un percorso per l'approccio al mercato estero. In questa fase l'azienda inizia a porsi le prime domande, ad esempio il mio prodotto può essere adatto per quello specifico mercato, quale può essere la strategia migliore per approcciare un mercato piuttosto che un altro, quali possono essere i canali di distribuzione più adatti per i miei prodotti e per i miei servizi, su quel mercato esistono già dei competitor, quali sono. E a queste domande e a tutte le prime domande insomma che le aziende si pongono prima di affrontare un percorso di internazionalizzazione, le CCE rispondono con questo primo approccio conoscitivo, quindi attraverso l'analisi delle esigenze dell'azienda, le ricerche di mercato, studi di fattibilità, approfondimenti su normative doganali, fiscale, sulla ricerca di incentivi. E poi c'è una seconda fase che è quella del business matching, che è quella in cui si concretizza il contatto diretto con il mercato. Quindi l'azienda inizia a valutare se
è realmente opportuno e utile una presenza fisica nel paese, se è utile prendere parte ad eventi in loco, a fiere, ad eventi di networking, ad eventi in cui iniziare ad incontrare le controparti estere. E qui la CCE interviene ovviamente elaborando liste verificate di potenziali partner, organizzando missioni imprenditoriali, eventi B2B, tutto ovviamente poi seguito da azioni mirate di follow-up. E infine c'è la fase dell'erogazione dei servizi specialistici, quando quindi l'azienda deve organizzare concretamente la propria fase di startup all'estero oppure consolidare la presenza già avviata, deve magari iniziare a rispondere ad esigenze concrete, deve, non so, registrare un marchio, deve costituire una joint venture, deve risolvere delle controversie. In questa fase la CCE risponde con servizi mirati e personalizzati, cuciti proprio sull'azienda, sulle sue esigenze, magari anche attraverso la collaborazione di professionisti, fornendo assistenza in ogni fase dell'insediamento, quindi assistenza legale, fiscale, amministrativa, con servizi di incubazione all'impresa. Immagino che poi le colleghe entreranno ancora più nello specifico della tipologia di questi servizi che potranno offrire. Come abbiamo potuto constatare, sperimentare in questi ultimi due anni, l'emergenza del Covid ha un po' stravolto la nostra quotidianità e ha imposto un po' per tutti, per molti in particolare, un cambiamento nella gestione delle proprie attività. E anche per le CCE questo periodo ha rappresentato una sfida e comunque un'opportunità per poter rimodulare l'offerta dei propri servizi e soprattutto la modalità di erogazione dei servizi anche più tradizionali, per fornire alle imprese nuovi strumenti, nuovi canali di internazionalizzazione. Permettendo quindi anche in questo momento di particolare di poter arrivare in qualche modo sui mercati anche più lontani. In questo periodo la pandemia ci ha comunque insegnato che è necessario approcciare i mercati quindi con modalità diverse attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie che ormai è qualcosa di imprescindibile per le attività a livello internazionale, così come si è imparato in questo periodo che bisogna anche iniziare ad affrontare tematiche un po' meno tradizionali come quelle della sostenibilità, della transizione ecologica. Bisogna imparare a sviluppare progetti anche più innovativi ed ecosostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale. Per questo le CCE hanno continuato ad erogare i propri servizi utilizzando canali anche diversi e innovativi, cercando di digitalizzare un po' il tutto per fare in modo da non far mancare l'assistenza e l'accompagnamento alle imprese italiane che volessero approcciare i mercati esteri. Sono state quindi sviluppate piattaforme che permettessero il contatto e la vendita online, attraverso cui le aziende quindi potessero posizionare i loro prodotti e renderli sempre visibili, attraverso cui poter realizzare incontri B2B ricevere servizi di assistenza e consulenza specializzata. E tutto questo è stato fatto e viene continuato a fare attraverso quindi
azioni di assistenza all'e-commerce piuttosto che l'implementazione di attività che da tradizionali sono diventate, si sono spostate sul virtuale, si sono in qualche modo specializzate anche con le nuove tecnologie. Pensiamo ad esempio ad eventi, a masterclass, a webinar che si sono tenuti un po' in tutti i settori, ma pensiamo anche soprattutto al settore agroalimentare, che poteva sembrare quello che un po' più avrebbe risentito di questo periodo di blocco, ma che invece attraverso eventi come masterclass, show cooking virtuali, con la spedizione di prodotti a casa degli operatori e poi la spiegazione a loro da parte di esperti, di chef, di sommelier che in qualche modo li accompagnavano nella conoscenza dei prodotti, nella degustazione. In alcuni casi ci si è avvalsi anche della tecnica del sound design, che insieme alla degustazione del prodotto abbinava materiali audio-video che potessero in qualche modo far vivere a 360 gradi l'esperienza del gusto del Made in Italy. Queste le attività che sono continuate, che continuano da parte delle Camere di Commercio italiane all'estero, che per un tre quarti continuano a rappresentare attività di business connection, quindi attività volte all'incontro di aziende italiane e aziende estere, praticamente come vedete un po' in tutti i settori del Made in Italy, insieme ovviamente ad attività di formazione e di assistenza e consulenza personalizzata. Come vi dicevo prima, molte delle attività delle CCE si realizzano anche attraverso azioni di rete. Qui un paio di esempi molto velocemente di attività che sono svolte a beneficio delle aziende italiane in contemporanea da più camere italiane all'estero. Stiamo portando avanti ad esempio in questo periodo il progetto Stay Export, che è un progetto di mentoring mirato alle aziende italiane che stanno realizzando dei percorsi di orientamento con 49 camere italiane all'estero, in collaborazione ovviamente con il sistema camerale italiano che seleziona e segue le aziende insieme alle camere italiane all'estero. E poi abbiamo il nostro progetto True Italian Taste, che è un progetto essenzialmente sul settore agroalimentare, promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzato che coinvolge ormai 41 camere in 27 paesi del mondo. È un progetto volto alla conoscenza, alla diffusione, alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani in contrasto al fenomeno dell'Italian Sounding, e che stiamo portando avanti ormai dal 2016, avvalendoci della tecnica della strategia dell'influencer marketing, ovvero le camere coinvolgono sui territori nazionali degli influencer, quindi personaggi di rilievo con un proprio seguito, a cui far assaporare, conoscere i prodotti italiani, portarli alla conoscenza dei prodotti e dei territori da cui provengono, in modo che loro possano impararne le caratteristiche, la storia e il corretto utilizzo da trasferire poi al consumatore estero. Quindi un progetto essenzialmente volto ad ampliare sempre più un consumo consapevole, una conoscenza e un consumo consapevole dei nostri prodotti italiani. Questa è un po' la panoramica di quello che le camere possono fare a beneficio delle imprese italiane. Per ogni ulteriore approfondimento potete andare sul sito di Assocamere Estero, dove trovate anche l'elenco di tutte le camere italiane all'estero e i relativi contatti, quindi tutti i riferimenti per poter iniziare a dialogare con ciascuno di loro nei paesi ovviamente di vostro interesse.
Grazie a tutti e grazie ovviamente alla dottoressa Simonini per averci offerto questa possibilità. Grazie mille Silvia. Come dicevi, dunque, le Camere di Commercio italiane all'estero sono veramente tante, sono in tutto il mondo e oggi abbiamo voluto con noi, abbiamo chiesto la presenza di due Camere, appunto una in Europa e una in Canada, quindi insomma abbiamo voluto spaziare anche in un altro continente. E saranno quindi loro a darci una testimonianza, come dire, ancora più una testimonianza, voglio dire, più dal vivo, più concreta, della loro attività. Do la parola alla dottoressa Sacchetti della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia. Grazie, grazie Maria. Allora, mi presento, sono Sara Sacchetti, lavoro presso la Camera di Commercio Italiana a Marsiglia e mi occupo dell'organizzazione di eventi e di fiere B2C in Italia. Per quanto riguarda, diciamo, la nostra struttura, è un'associazione di diritto francese riconosciuta appunto dal Ministero italiano, come diceva prima la collega Fontana. Possiamo appunto puntare su una serie di servizi presso la Camera di Commercio Italiana a Marsiglia. Sono tutti servizi certificati ISO 9001-2015, quindi in sostanza ci occupiamo di organizzare B2B, di missioni imprenditoriali, di incontri d'affari tra ditte francesi e ditte italiane. Abbiamo la consulenza quindi e l'assistenza alle piccole e medie imprese. Sono, diciamo, assistenze e consulenze personalizzate, quindi, come diceva anche Silvia prima, in funzione della domanda noi ci adeguiamo e quindi forniamo le dovute risposte e le dovute analisi di mercato alle varie aziende che ci contattano. Organizziamo anche dei webinar su appunto la possibilità di investire ad esempio qui in Francia, è qualcosa che facciamo con una serie di enti qui che vanno a favorizzare quindi questo investimento da parte delle ditte italiane per creare partnership e organizziamo appunto dei padiglioni italiani presso delle grandi fiere B2C qui in Francia e anche appunto una serie di eventi che facciamo presso le principali piazze francesi. Il nostro ruolo non è solo quello di accompagnare le società italiane sul mercato francese, ma facciamo anche il contrario. Quindi per questo siamo presenti anche su una serie di fiere B2C, una serie di eventi in Italia nei quali appunto accompagniamo queste società francesi. Come anche appunto abbiamo l'abitudine di accompagnare anche dei buyer, quindi francesi, presso dei saloni professionali in Italia per incontrare appunto le ditte italiane. Abbiamo anche un servizio dedicato alla progettazione europea e svolgiamo azioni di networking e ormai da una decina d'anni ci occupiamo anche della gestione di progetti formativi relativi alla mobilità transnazionale, quindi in particolare tra Francia e Italia. Quindi accogliamo tirocinanti italiani qui sul territorio. La nostra camera è composta da uno staff di 8 persone, ha un'esistenza ormai di più di 150 anni, siamo ben radicati sul territorio in quanto abbiamo la sede qui a Marsiglia, ma abbiamo una serie di uffici sparsi sull'intero, diciamo, territorio francese, in particolare siamo presenti nel sud della Francia. Questo, diciamo, un po' il quadro di quello che possiamo appunto offrirvi come attività per entrare, diciamo, nel mercato francese. Adesso vi vado a fare una presentazione, un po' una panoramica sul 2021, diciamo, sulla situazione, diciamo, del mercato francese nell'anno precedente. Abbiamo qualche rapido focus, diciamo, sui principali settori di importazione della Francia dall'Italia.
Non abbiamo potuto purtroppo fare un focus su tutti i vostri settori perché siete siete diciamo società che operano in differenti settori, quindi non esitate insomma alla fine di questo webinar a contattarci direttamente per avere le informazioni specifiche sul vostro settore. Francia quindi 2022, facciamo un rapido quadro macroeconomico di quello che è accaduto nel 2021 e una leggera proiezione sul 2022. Allora, diciamo il post-Covid, la Francia è in piena ripresa, siamo comunque la sesta economia mondiale. A livello di PIL, quindi c'è stata una crescita del 7% contro diciamo una contrazione del PIL nel 2020 durante il Covid dell'8%, e per quanto riguarda il 2022 si prevede una crescita del 2,7%, quindi siamo comunque in una fase di piena crescita. A livello del deficit pubblico è incrementato, siamo a 160,9 miliardi di euro e quindi siamo ad una percentuale che ormai è arrivata al 6,5% del PIL. Naturalmente nel 2020 era molto più elevata, e questo dovuto anche al fatto che il governo francese ha fornito tutta una serie di aiuti alle imprese per riuscirle a farle ripartire diciamo nel periodo post-Covid. Il tasso di disoccupazione è il più basso dal 2008, quindi diciamo questi incentivi forniti dal governo francese hanno consentito alle aziende, alle imprese di assumere personale, e quindi siamo arrivati ad un tasso che è al 7,4%, che appunto è il più basso ormai dal 2008. L'inflazione è cresciuta, siamo all'1,6% e quindi è più elevata rispetto al 2020. Per quanto riguarda il commercio estero, come potete vedere dal grafico, le esportazioni appunto francesi si aggirano intorno a 585 miliardi, mentre le importazioni siamo sui 500 miliardi di euro. Quindi abbiamo sempre una bilancia commerciale che è negativa e si è diciamo deteriorata rispetto al 2020. L'interscambio Francia-Italia rimane comunque importante, infatti l'Italia conserva la terza posizione come fornitore e resta il secondo cliente dopo la Germania. Le esportazioni sono cresciute molto di più rispetto alle importazioni, il che ha fatto sì che il saldo della bilancia commerciale si è deteriorato rispetto diciamo, dal lato francese. A livello di scambi, abbiamo qui una tabella che riepiloga un po' gli scambi del primo semestre 2021, in quanto il secondo semestre sono in corso di elaborazione. Qui avete i principali settori raggruppati, quindi come si può vedere la meccanica è il settore che registra più importazioni rispetto agli altri, e seguono l'automotive, l'agroalimentare, la moda, materie plastiche, l'elettronica e i prodotti farmaceutici. Già a livello meccanico, ma come anche a livello dell'automotive e dell'agroalimentare, si può vedere che nel primo semestre 2021 gli scambi e quindi le importazioni sono state più elevate rispetto al 2020. Idem per quanto riguarda l'automotive, l'agroalimentare e anche per gli altri settori. Qui abbiamo una rapida panoramica del primo settore di importazione della Francia, che è quello della meccanica e dell'elettronica, e come si può notare l'Italia insomma rimane uno dei fornitori storici per quanto riguarda questa macro categoria, quindi la meccanica e l'elettronica, e l'Italia quindi si situa al quarto posto nella classifica dei principali paesi fornitori della Francia. Per quanto riguarda invece il settore moda quindi raggruppa sia la parte accessori che la moda in senso stretto. Quindi come potete vedere abbiamo calzature, borse, valigie, abbigliamento di varie tipologie, ma anche gli accessori moda. Quindi per quanto riguarda le importazioni in questo settore, che comunque resta importante per le importazioni francesi, anche
qui, se facciamo una comparazione dal 2021 e il 2020, c'è stato un forte incremento. Tuttavia, se andiamo a paragonare il periodo antecedente al Covid, le importazioni francesi erano più elevate rispetto al 2021. Per quanto riguarda diciamo questo settore, naturalmente come abbiamo indicato, la Francia insomma ha altri fornitori, principalmente sono diciamo anche il Bangladesh, il Vietnam, l'India, sono quei paesi nei quali in sostanza la manodopera ha un costo più basso e quindi dove le importazioni diciamo sono comunque importanti. Infine abbiamo un rapido focus sul settore diciamo agroalimentare, che è uno diciamo dei settori, come diceva anche Silvia, abbastanza importanti e sui quali insomma le Camere hanno una serie di progetti, e qui quindi come si può notare il primo semestre 2021 ha avuto una crescita rispetto sia al 2020 che al 2019, quindi sia durante il Covid che prima del Covid. La Spagna resta comunque il primo fornitore storico del comparto registra quindi nella prima metà del 2021 una quota del 14,5% e i flussi aumentano del 3,3%. Altri principali fornitori sono il Belgio, la Germania e l'Olanda. Ecco. Questo è un po' il quadro diciamo sulla situazione attuale diciamo in Francia, quindi è un mercato che si sta riprendendo e che in sostanza dà incentiva ad esportare verso questo il Made in Italy verso questo paese. Cosa ha dato importante che il 26 novembre del 2021 i nostri due rispettivi governi hanno firmato quindi il trattato del Quirinale, dove insomma c'è una volontà da parte dei governi a lavorare, a cooperare assieme su una serie di assi prioritari. Non li ho indicati tutti, ne abbiamo indicati un paio, nei quali appunto i due governi vanno a favorire le cooperazioni e le collaborazioni tra imprese. Quindi siamo nell'ambito della difesa europea, dove appunto il patto bilaterale mira a sviluppare le cooperazioni tra le industrie, appunto le rispettive industrie che spesso sono in competizione tra di loro. Ecco. A livello dello spazio, anche qui i due paesi insomma si contendono un po' il settore, ma grazie a questo trattato del Quirinale si prevedono appunto una serie di collaborazioni tra le aziende dei rispettivi paesi. Anche a livello appunto poi abbiamo gli scambi economici, quindi lo scopo è quello di andare a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione Europea, e quindi l'idea è quello di collaborare per coordinare gli investimenti in vari settori, come nell'ambito delle batterie elettriche, i semiconduttori, oltre che all'idrogeno, in quanto appunto l'ambiente è uno dei principali diciamo settori di cooperazione per quanto riguarda diciamo la Francia e l'Italia. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, e come vi dicevo prima, siamo appunto uno staff composto da 8 persone, abbiamo ognuno le nostre specificità, quindi per poter rispondere a delle richieste diciamo più dettagliate non esitate a scriverci sul nostro indirizzo di posta di base, in modo tale che poi possiamo smistare la vostra richiesta e poter rispondere in maniera ad hoc ad ogni singola società. Come dicevamo all'inizio, le Camere di Commercio Italiane all'estero sono delle associazioni, quindi sono composte da imprenditori italiani, in questo caso francesi, quindi il nostro scopo è quello appunto di fornire una serie di servizi ai nostri soci spesso creiamo networking tra di loro, e naturalmente accogliamo tutte le aziende che desiderano avere una serie di servizi sul mercato francese, volto appunto a creare azioni di networking o di introdursi appunto nel mercato tramite export, e quindi tramite attività che possono essere B2C oppure B2B. Ecco. Io ti ringrazio, Maria, per questa opportunità, e come grazie. Tu prima, appunto, se ci sono delle domande alla fine, volentieri rispondo. Grazie. Grazie, Sara. Tra l'altro la Francia è tradizionalmente uno dei paesi dove
dove si dirige maggiormente l'export di Parma, insieme naturalmente alla Germania, alla Spagna e alla Gran Bretagna, ma la prima posizione in genere è proprio quella, spetta proprio alla Francia. Sentiamo adesso l'intervento, la testimonianza di un'altra collega della Camera di Commercio italiana in Canada, Ruggera, che è la direttrice Italia della Camera di Commercio italiana in Canada, Ruggera Sarcina. Grazie Maria. Grazie a te. Scusi benvenuta. In anticipo per la voce un po' roca, sono tornata da Vinitaly la scorsa settimana non con il Covid ma con una cara vecchia bronchite che è anche un segnale insomma effettivamente di ripresa della normalità perché un raffreddore dopo 3 anni è stato il primo. Allora, il Canada è un paese lontano rispetto alla Francia, quindi ha naturalmente caratteristiche, opportunità diverse e quindi anche i servizi della nostra Camera sono, come dire, coerenti rispetto alle caratteristiche del nostro mercato. Quello che vorrei presentarvi oggi in pochi minuti è effettivamente qual è il contesto di mercato, perché quello ci aiuta anche a condividere con voi quali sono i servizi che poi la Camera attiva per il nostro mercato. Direi che la parola chiave da cui cominciare è una parola chiave che ha introdotto Silvia poco fa, che è radicamento. Quello che caratterizza le Camere Estere rispetto ad altre organizzazioni, anche pubbliche, specializzate sull'internazionalizzazione, è proprio questa parola, radicamento. Radicamento significa una serie di cose, significa essere consapevoli di quelle che sono le caratteristiche del mercato, significa presidiare il mercato e quindi monitorare costantemente l'evoluzione delle opportunità, significa però anche essere riconosciuti dal contesto di mercato. Riconosciuti significa anche essere, come dire, autorevoli, il che significa avere accesso a network specializzati, settoriali, istituzionali, con centri di ricerca, accademie, che altrimenti sarebbero difficili da attivare dall'Italia da un paese comunque lontano dal Canada. Quindi radicamento. E se parliamo di radicamento, provo a condividere lo schermo. Eccoci qua. Allora, ci sono una serie, come dire, di ci sono una serie di elementi chiave, no, che caratterizzano il nostro contesto e che vi aiutano a capire meglio cos'è il Canada e quali possono essere le opportunità per voi. Prima di tutto, ecco, ricordiamolo, il Canada è una popolazione di soli 38 milioni di abitanti su una superficie enorme, è la seconda per estensione dopo la Russia. Ma quello che è importante per chi deve fare affari con il Canada è sapere che questi 38 milioni di abitanti in realtà sono molto concentrati nelle grandi aree metropolitane del Quebec, dell'Ontario, della British Columbia soprattutto, e concentrati in tutto il confine con gli Stati Uniti. Seconda informazione importante per chi vuole fare affari con il Canada è uno Stato federale, il che significa che il paese è diviso in province che corrispondono, come dire, agli stati negli Stati Uniti, e quindi le province hanno grande autonomia regolamentare e questo significa importante in termini di business, perché a volte le regole del gioco su come affrontare il mercato e su come gestire il business nelle varie province può essere diverso, proprio perché le regole possono essere diverse nelle varie province. Altra caratteristica importante del Canada è il cosiddetto multiculturalismo. È un paese che fa proprio del multiculturalismo e quindi anche del rispetto dell'altro e delle differenze culturali proprio la sua ragion d'essere. Per semplificare potremmo dire che mentre nei vicini Stati Uniti la modalità di integrazione è quella del melting pot, cioè vieni negli Stati Uniti, sei negli Stati Uniti e diventi uno statunitense, diventi un americano, l'identità culturale del Canada è quella che loro chiamano il mosaico, ovvero
L'identità culturale del Canada è fatta dall'insieme delle culture che lo compongono e che lo rappresentano. Altra informazione importante, sempre anche per il business, è, ricordiamolo, un paese bilingue. Ci sono alcune province che la maggior parte delle province sono anglofone di riferimento, ce ne sono altre, in particolare il Quebec, che invece sono francofone, il che significa che, per esempio, se venite in Quebec è chiaro che potete utilizzare l'inglese, ma qualche frase, come dire, di circostanza nella lingua parlata a livello locale, quindi nel francese, è molto ben vista. Altra caratteristica del Canada: è un mercato in cui prevalgono le piccole e medie imprese, quindi quasi l'80% delle imprese canadesi ha meno di 50 addetti. Altra caratteristica generale del Canada è che il Canada è leader mondiale nei settori ad alta intensità tecnologica, l'aerospazio, per esempio, life sciences, green tech, ma è anche un paese che conserva alcune specializzazioni forti nel settore primario, nell'agricoltura, ed è un paese di grandi risorse naturali. Soprattutto una provincia in particolare, che è l'Alberta, è il punto di riferimento in Canada per quello che possiamo semplificare e definire l'oil and gas. Ancora, il Canada si caratterizza per un ambiente d'affari, come si suol dire, facilitante, ovvero c'è efficienza nella pubblica amministrazione, infrastrutture, un potenziale di investimento, basse imposte sul reddito delle società. È un'economia in salute, poi vedremo alcuni dati, sia nella precedente crisi, quella del 2008, che quella della pandemia. Il Canada ha affrontato le crisi con grande vigore, superandole velocemente grazie a un'imponente politica di supporto e di investimenti pubblici, sia a livello federale che a livello provinciale. Un'altra caratteristica del paese è che in realtà non è un mercato omogeneo. Quindi noi, semplificando, diciamo un paese più mercati, proprio a sottolineare la differenza tra opportunità di mercato, regole del gioco, come dicevo prima, ma anche modelli di consumo tra una provincia e l'altra. Altra caratteristica importante del Canada è che è un'economia aperta. Il Canada è uno dei paesi con il maggior numero di trattati e di accordi commerciali siglati con le altre economie mondiali, e una di queste in particolare ci riguarda da vicino perché coinvolge l'Unione Europea. Lo vedremo tra poco. Altra caratteristica importante del Canada è che il brand Made in Italy è molto forte. Con un'attenzione particolare, il Made in Italy per il Canada non è soltanto legato ai settori tradizionali del Made in Italy, ma anche in settori ad alta intensità tecnologica. Questo significa che per il Canada l'Italia è anche associata, appunto, ad innovazione e a tecnologie. Ecco qui qualche dettaglio su quello che dicevo prima, cioè un paese più mercati. Vedete qui, come dire, semplificate le caratteristiche delle quattro province più importanti per chi voglia fare affari col Canada: il Quebec, che è la provincia francofona, è la provincia anche con, come dire, più performante, con il PIL più alto, sia nel periodo pre-pandemico nel 2019 che con la crescita, diciamo, di recupero nel 2021. L'area metropolitana di riferimento è Montreal. Vedete qui citati alcuni dei settori ad alta intensità tecnologica in cui Quebec è specializzato: in big data, intelligenza artificiale, scienze della vita, aerospazio, green tech. L'Ontario, lo vedete qui sotto, ha l'area metropolitana di riferimento che è Toronto, è la provincia più grande in termini di popolazione ed è anche il centro servizi finanziari del paese. A livello, come dire, della cultura del business è anche quella più simile agli Stati Uniti. Spostandoci dall'altra parte del paese, sulla parte del Pacifico, la provincia di riferimento è la British Columbia. La British Columbia ha caratteristiche di consumo e anche caratteristiche, come dire, etniche della popolazione molto diverse da quelle dell'Atlantico. Per semplificare, se andate a Vancouver, che è l'area metropolitana di riferimento della British Columbia, troverete una popolazione di base asiatica e quindi ha, come dire, modelli di consumo, caratteristiche
caratteristiche molto diverse da quelle del Canada Atlantico e ha una proiezione dunque anche commerciale di integrazione di mercati tutta proiettata sul Pacifico. Qui vedete citati i trattati commerciali più importanti del Canada. Quelli più importanti sono quello con Stati Uniti e Messico, che si chiamava NAFTA fino a qualche anno fa, e ora è conosciuto come Canada United States Mexico Agreement, CUSMA, e quello che ci riguarda più da vicino, che è il CETA, quindi l'accordo tra Canada e Unione Europea, che sta per Comprehensive Economic and Trade Agreement. Qui trovate, diciamo così, le caratteristiche essenziali del CETA, ve le cito soltanto, ma direi che quella più importante è l'eliminazione pressoché totale delle barriere tariffarie. Accanto a questo, per esempio, se parliamo di agroalimentare, Parma è una delle capitali, anzi forse è la capitale italiana dei prodotti a denominazione geografica. Una delle novità che ha introdotto il CETA è la protezione, il riconoscimento e la protezione dei marchi, delle denominazioni geografiche europee e anche italiane, naturalmente. Quelle italiane hanno il numero principali di denominazioni all'interno del CETA tra quelle europee. Sul CETA, ecco, per fare in modo che insomma anche i vostri prodotti possano essere riconosciuti da questo come regime, diciamo, particolare, che quindi non siano riconosciute alcune tariffe doganali, è naturalmente necessario provare che il prodotto sia stato sviluppato, prodotto appunto in Europa, quello che si chiama Register Export System, il REX System. Sull'interscambio Canada-Unione Europea, qui vedete quanto sia cresciuto dal 2017, che è l'anno di entrata in vigore del CETA. Vedete che soltanto il Regno Unito, che ormai non fa più parte dell'Unione Europea e quindi non beneficia più del CETA, è quello che ha in realtà registrato una diminuzione degli scambi commerciali col Canada. Tutti gli altri sono, tranne i Paesi Bassi, cresciuti quasi tutti a due cifre. E qui vedete quello che esportiamo noi verso il Canada, qui vedete anche la differenza tra quanto abbiamo esportato nel 2020 e il 2021. Nel 2020 anche il Canada, anche l'export italiano verso il Canada ha sofferto della crisi pandemica, che è stato in realtà quasi totalmente superato l'anno successivo. Quindi vedete, dai prodotti alimentari ai prodotti chimici, piuttosto che alla meccanica, ai prodotti di computer, apparecchi elettronici, hanno tutti registrato un incremento, recuperando la decrescita nel 2020. Qui vedete la bilancia commerciale Italia-Canada e la cosa importante da sottolineare è che l'Italia esporta verso il Canada molto più di quanto non importi. Quindi la bilancia commerciale canadese è negativa, ovvero le importazioni dall'Italia superano le esportazioni canadesi verso il nostro paese. Qui trovate una sintesi dei settori più importanti del Made in Italy in Canada. L'agroalimentare, l'abbiamo detto, è uno dei settori più importanti anche delle attività di assistenza delle Camere di Commercio italiane all'estero e quindi anche della nostra. Abbiamo una leadership indiscussa per alcuni prodotti chiave, diciamo, del Made in Italy, dall'olio alla pasta, ai formaggi, al vino. Alcune categorie di prodotti sono in forte crescita, ma direi che per semplificare quello che è il trend di mercato, sono i prodotti biologici soprattutto che stanno crescendo. Assistiamo a una semplificazione dei livelli di intermediazione, una crescita di tutta la commercializzazione online e l'emergere di nuovi stili di consumo anche legati a nuove categorie, diciamo, a nuovi gruppi di consumer che stanno diventando prevalenti sul mercato, ovvero quelli che si chiamano i millennials, quindi i trentenni, i quarantenni, che stanno ormai modificando tutti gli stili di consumo e di acquisto in questo settore. La moda, vi cito soltanto alcuni trend, che anche in questo caso shopping online e l'importanza, diciamo, anche nella moda e nel tessile, di tutti i temi legati alla sostenibilità, da ammettere in ogni caso che la moda è uno dei settori che continua, come dire, in qualche modo a soffrire, e possiamo dire che è in fase ancora di riposizionamento in Canada. La meccanica invece, un settore
che non ha mai smesso di crescere. C'è una leadership dell'Italia in alcuni comparti, valvolame per esempio, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, pompe e compressori, packaging, macchinari per l'agricoltura. Macchinari per l'agricoltura hanno continuato a crescere anche nell'anno della pandemia e nel 2020 macchinari per l'agricoltura hanno registrato addirittura un più 34%. Anche in questo caso stanno cambiando le catene di approvvigionamento e questo cambia, diciamo, le modalità con cui approcciare il mercato e costruire la strategia di accesso al mercato. Altri settori importanti, medicale e scienze della vita, ICT, multimedia e intelligenza artificiale, green tech, tutto quello che riguarda sostenibilità e ambiente sta crescendo, le opportunità per le imprese italiane stanno esplodendo sia sulla gestione dei rifiuti, le energie rinnovabili, l'ecomobilità, in crescita tutto quello che riguarda la mobilità elettronica, la ricerca applicata e le applicazioni dell'idrogeno e l'economia circolare. Dunque il Canada è un mercato maturo e competitivo, come potete immaginare, è un mercato in cui le opportunità per le nostre imprese ci sono, ma vanno colte con grande consapevolezza. Allora, qualche raccomandazione che ci viene un po' dall'esperienza sul campo. Prima di tutto, ecco, la casualità non paga, è un mercato che va affrontato con una strategia, con una pianificazione di quella che è la strategia di accesso e di radicamento sul mercato. Dobbiamo ricordare che, come sintetizzavo prima, è un paese che va affrontato non complessivamente, ma appunto programmando una strategia per le diverse aree del paese, quindi per l'area atlantica piuttosto che quella del Pacifico, proprio in funzione del posizionamento possibile del vostro prodotto. Si potrebbe cominciare da un'area del paese, da una provincia piuttosto che da un'altra. È un paese in cui è importante conoscere le regole del gioco, non siamo nell'Unione Europea, quindi le regole del gioco, anche dal punto di vista regolamentare, possono essere molto diverse, quindi vanno conosciute prima di affrontare il mercato. È un mercato in cui non solo la casualità non paga, ma è un mercato che va presidiato con costanza e quindi ci vogliono anche investimenti non soltanto economici ma anche di risorse umane per poter presidiare il mercato, in cui è necessario essere proattivi, il che significa, anche se del caso, in qualche modo rompere un po' le scatole a potenziale buyer importatore, quindi non smettere di farsi sentire e confrontarsi con il potenziale importatore o distributore o con il partner commerciale. È importante quella che si chiama la value proposition, cioè far capire al potenziale interlocutore, buyer, distributore, qual è la caratteristica essenziale del vostro prodotto, in che cosa il vostro prodotto è diverso dagli altri. Quindi essere in grado di declinare, comunicare su questo mercato la vostra peculiare cosiddetta value proposition. Valutare le diverse modalità di ingresso in funzione del settore e della specializzazione, potreste trovare modalità di ingresso molto diversificate, quindi canali commerciali diversi, piuttosto che modalità diverse che non sono soltanto quella commerciale, ma potrebbero essere partnership industriali, joint venture e così via. Altrettanto importante, nella strategia sul mercato, non solo programmare l'ingresso sul mercato, ma anche presidiare il progressivo radicamento. In Canada può essere relativamente facile entrare, è molto più difficile radicarsi e quindi accrescere, come dire, la propria presenza sul mercato. Altra cosa importante, abbiamo visto come il Made in Italy sia importante, sia un brand forte riconosciuto in Canada, quindi è importante nell'attività, diciamo, di posizionamento sul mercato saper valorizzare i fattori attrattivi del Made in Italy. Last but not least, le opportunità emergenti, è fondamentale presidiarle e anche in Canada tutto quello che riguarda per esempio sostenibilità e digitalizzazione pervadono ormai la maggior parte dei settori e quindi devono essere parte della strategia di approccio al mercato.
Voi trovate in estrema sintesi quelli che sono quello che è, come dire, la nostra filosofia di erogazione di servizi. Noi lavoriamo per singole imprese, però anche per aggregazioni di imprese e anche per territori, quando costruiamo progetti che sono anche legati a strategie di marketing territoriale. Tutti i nostri servizi però hanno una parola chiave che è stata già citata anche da Silvia nella sua presentazione, e cioè quella che è l'estrema personalizzazione, cioè partiamo da quelle che sono le caratteristiche del nostro cliente, conoscendo bene il nostro mercato, capiamo prima di tutto se è un prodotto o servizio adatto al nostro mercato. Se non lo è, ecco, qualche bel no comunque ci sta bene. Se può esserlo, come aiutarlo ad essere pronto per il nostro mercato, se è pronto per il nostro mercato, come aiutarlo ad entrare e progressivamente a radicarsi. Quindi presidiamo tutto il processo di internazionalizzazione, non solo il primo accesso, ma anche il progressivo radicamento. Lavoriamo naturalmente sui settori tradizionali del Made in Italy, anche nel nostro caso agroalimentare e wine sono tre settori chiave dei nostri servizi, dei nostri clienti, ma lavoriamo anche sui settori ad alta intensità tecnologica, e anche nel nostro caso abbiamo un uso delle tecnologie nell'erogazione dei servizi che è ormai consolidato. Certo, anche per noi i B2B telematici sono esplosi nell'anno della pandemia, ma effettivamente abbiamo cominciato a fare B2B cosiddetti telematici quasi 10 anni fa. Questo per darvi qualche numero di quello che è stato l'anno difficile, diciamo, della pandemia, ma il modo in cui abbiamo comunque ricostruito, riposizionato i nostri servizi per garantire comunque assistenza alle imprese, a tutte le tipologie di clienti della nostra Camera. Abbiamo lavorato con oltre 180 imprese, consorzi di tutela e territori regionali. Abbiamo uno dei nostri attrattori più importanti che è legato all'intelligenza artificiale. L'ultima edizione nel novembre scorso ha visto il coinvolgimento di quasi 70 esperti e 1000 partecipanti, e qui vedete citati alcuni dei settori per i quali lavoriamo, dall'aerospazio alle energie rinnovabili, agroalimentare, vitivinicolo, la filiera abitare, le scienze della vita e la sanità, il turismo, la meccanica, che è in gran parte dei nostri servizi, la logistica e così via. Ed infine qui trovate i miei riferimenti. Io sono in Italia, quindi sempre e comunque facilmente raggiungibile anche sul cellulare. Grazie. Calcio molto interessante. Allora, se ci sono domande, siamo tutti disponibili. Le slide verranno senz'altro inviate a tutti voi che avete partecipato, visto che contengono informazioni decisamente interessanti sia sui servizi delle Camere di Commercio, delle due Camere di Commercio, di tutte, di Assocamere Estero, sia sui singoli paesi di cui oggi abbiamo parlato. Naturalmente vi invito anche a guardare il sito di Assocamere Estero, perché ci sono i singoli siti di tutte le numerose Camere di Commercio italiane all'estero, che abbiamo visto sono, insomma, in tutto il mondo, ecco. Ecco, se non ci sono domande, Ale, se non ci sono altre domande, io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio chi è intervenuto e do appuntamento al 28 di aprile alle 15, dove sarà con noi la SACE. Sarà l'ultimo degli appuntamenti che abbiamo organizzato per farvi conoscere meglio le grandi strutture che si occupano nel nostro paese di supportare i processi di internazionalizzazione delle piccole e delle medie imprese. Io vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio le colleghe e arrivederci al 28 di aprile. Grazie. Okay.